Ciao a tutti, benvenuti nel nostro nuovo video. Oggi siamo sul lago di Garda, allora vicino a Arco, più precisamente a? A Prabi. Prabi. Abbiamo trovato il parcheggio. Dove c'è camping, la piscina? Camping, piscina? Piscina qui di fronte. Camping, parcheggio piscina. Libero. Per le auto è libero. E almeno speriamo, insomma. Sì. E da qui parte il nostro sentiero che ci conduce a un sentiero attrezzato, sia una ferrata. Questa è una ferrata di livello facile, così prendiamo pratica anche noi, perché non siamo espertissimi in questo campo. Dei neofiti, quindi impariamo insieme, noi insieme a voi. Buona visione! Allora, quando troviamo questo cartello EEA, escursionisti esperti attrezzato, appena si parte si prende il sentiero 431B fino all'attracco della ferrata. Allora, qui per il sentiero, per arrivare alla ferrata, ci sono un sacco di paretine di palestra di roccia per chi vuole imparare a fare le arrampicate, scalate, come si chiamano? Arrampicate. Dopo una decina di minuti si arriva all'attacco della ferrata e adesso ci prepariamo. Ecco, siamo all'inizio della ferrata. Allora, gli strumenti essenziali per eseguire questo tipo di percorsi è il caschetto allacciato, naturalmente, il l'imbrago dove attaccare il dissipatore, questo è il kit da ferrata, con i due moschettoni. Due moschettoni servono per averne sempre uno attaccato alla corda di sicurezza. Uno potete spostarlo e l'altro è sempre attaccato. E i guanti? E i guanti, quelli sono utili per non farsi mai le mani. Ecco Jenny che sale. Questi sentieri, naturalmente, essendo facili, sono molto affollati, ma si fa con tranquillità proprio perché c'è gente inesperta. Lo sapete già, quindi non ci sono problemi. Ecco, questa è la piscina dove abbiamo parcheggiato. Ci sono anche dei pezzi un po' più complicatini, comunque bellissimo e si respira. Ciao Gia! Già le prime impressioni? Beh, rispetto a domenica, molto meglio. Cioè, domenica ho scritto testamento. Se non avete visto il nostro video precedente, vi metto il link qui sopra della ferrata a livello medio che abbiamo fatto. So che non si vede niente della ferrata perché non ho ripreso niente, quindi figuraccia. Dislike. Subito dislike, mi raccomando. Come facevi a riprendere? Eravamo appesi. Era dritta in su, ma sono andata a vedere per capire. Tipo così, per 100 no, metri. Era dritta. Bella liscia così. E adesso andiamo su. Come vedete, qui c'è un bel giretto ed è adatto anche ai bambinetti se vogliono venirsi a divertire. Allora, quando c'è un cambio di cordino, stacchiamo prima il primo moschettone, così siamo sicuri sia di qua che di là, e poi l'altro, e su se... Vai, Jess! Sei buono!
Ho sudato. Aiuto. Bravissima, si aiuta. Poi arriviamo in punti dove ci sono queste graffette che hanno il loro nome, ma non me lo ricordo mai. Brava, Ge! Ma che dici? Scalettina, stiamo registro, dimmi. No, dico che me la sto un po' facendo sotto. Bravissima! E questo è l'arrivo di questa ferrata. Tutto a posto? Bravissimi, con un super panorama. Abbiamo conquistato questa ferrata di livello facile. Allora, qui sopra notiamo il cartello che dice all'escursionista che magari arriva dall'altra parte che non può scendere, nel senso che le ferrate solitamente hanno un loro senso di marcia, in maniera di non trovare escursionisti che vanno su e certi che vanno giù, che si incontrino a metà, perché è pericoloso. Quindi informatevi bene prima di prendere una ferrata, comunque il cartaglio dovrebbe dirvelo, dovrebbe. Arrivati sopra c'è questo paesaggio pieno di roccette e adesso prendiamo un sentiero che va verso la cima e vediamo com'è. Allora, a salire la ferrata ci abbiamo messo un'oretta, ma è perché c'è tanta gente, secondo me in mezz'ora ci si arriva. Comunque, se venite qui la fate con calma, sapete che c'è tutta gente che magari la fa per la prima volta, quindi se è inesperta. Se voi siete già esperti e volete correre, andate da un'altra parte. Semplice. Guardate qua che panorama. E naturalmente Lago di Garda, Riva del Garda, e là sopra c'è Punta Olarici, Olarici, mi sbaglio sempre, di cui abbiamo fatto un video l'anno scorso che vi metto qui in il link per vedere il video. Stupendi questi percorsi sul Lago di Garda, attorno al Lago di Garda, bello bello bello. Invece dalla parte di là abbiamo fatto i 1500 scalini per Madonna della Corona, sempre link qui in alto, e proseguiamo. Guardate l'acqua come ha scavato, che sia acqua meteoritica, secondo me sì. Freschetto. Omini di pietra a go go. Oh, e arriviamo alla cima con l'Odri. Vai già, esulta. Aspetta,
arrivati. Già? Ciao. Cosa vuoi? Rise? Allora, abbiamo messo un po' di acqua, oggi pranzetto veloce con pasta al pesto. Siamo qua tranquilli a farci la nostra pasta vista cima. Appannato tutto. Ma come bolle! Come perdere tutta la pasta? Infatti stavo per dire, se lo faccio io non mangiamo più. Yeah. Buon appetito. Allora, dopo la pasta abbiamo delle uova sode e i gusci ce li portiamo a casa, no? Per terra ovunque. No, che... c'è fame, c'è disastro in giro di banane, uova, cioè di scarica. Oh. Basta. Uova. Nel pesto che così puliamo più i piatti. Intanto sto preparando il caffettino. Top! E buon caffè! Ciao. Allora, non so se si vede, ma lì sotto c'è la ferrata che abbiamo fatto prima. Vedete le persone che vengono su. Ok, dopo il nostro pranzetto qua into the wild riprendiamo il percorso e adesso andiamo giù per un sentiero non ferrato e vediamo com'è. Andiamo a scoprire. Andiamo in cerca di acqua e abbiamo finita. Abbiamo la lingua di panno, non si dice, dalla nostra parte si dice così. Allora, qui arriviamo a un bivio, noi prendiamo a sinistra per arco, ma se si prosegue a destra c'è un'altra ferrata molto più lunga, dura 2 ore. Che cos'è? Vediamo il nome. Sì, Ceniga, 2 ore 20 infatti, per di qua. Sì, però non è che forse Ceniga. Allora, dopo poco scendendo dalla croce si arriva in un bel prato, ci sono anche dei tavolini, delle panche e una paretina per provare ad arrampicare. È carino, c'è un sacco di gente, però prato dritto senza pendenza, molto carino. Adesso noi invece proseguiamo verso il giù. Pino. E qui con panchetta vediamo la strada ed è finito il sentiero che scende.
abbastanza veloce. Sono stato troppo distratto dall'acqua, allora siamo appena scesi. Pancia in fuori. Stai bene, stai in fuori. Siamo appena scesi dal sentiero, qui c'è la fonte d'acqua. Abbiamo fatto ricarica borraccia e finalmente adesso abbiamo bevuto e si sta bene. Adesso qui vediamo che la strada prosegue e andiamo verso Arco. Qui siamo in mezzo agli olivi. Allora già racconta cosa... Aspetta, facciamo vedere prima. Lì c'è una palestra di... cioè tutte pareti di arrampicata e... è una falesia del nome Calvario e i vari nomi delle varie arrampicate, per esempio ali di pollo, sega elettrica, a bad day, xilofono, la bionda, smaca fam e... vibrafono, sfiancata, boh. Con boh chiudiamo. E sono là dietro gli olivi, vedete le persone? Adesso passiamo qua per il centro di Arco. E siamo andati sulla zona pedonale, che così non ci sono le macchine che ci schiacciano. Però sono vicino lo stesso. Adesso andiamo un po' a caso. Guarda che bello. Ok. Che bevono lì giù. Ah, qui bevevano. Oh. Oh, andiamo a metterci le zampe. Andiamo a... adesso andiamo a tocciare le zampe. È carino sto paesaggio. No. Sul Garda. Ti spiace? Mi dica. Allora tu, trekker, che hai le mutande sporc. Vieni qua, le tocci e dopo gliene dai. Sciacqui. È freddissima. Oh. Qui arriviamo nella via centrale di Arco. Guardate qua. E siamo in piazza. Il caffè è una pizzeria, qua c'è un profumo assassino. Allora già vuole il gelato e dove c'è mille persone. Andiamo a prendere il gelato. Gelato. Conclusione del trekking con gelatino. Un sacco di gusti. Consigliata gelateria artigianale Arco. Qua in piazza e buon gelato. Allora abbiamo passato il paese di Arco, stupendo, mille negozi da arrampicata, da sportivi, da montagna, con qualsiasi cosa, un sacco di gelaterie, pizzerie. Mi sono dimenticato di dirvi che dove abbiamo parcheggiato, lì dove ci sono le piscine, c'è la possibilità di noleggiare tutto il kit da ferrata, caschetto, imbrago e moschettoni. Eccoci qua e vediamo quanto costano. Vedete, l'imbrago 5, il kit ferrata 7, guanti 4. Questo è il noleggio di una giornata. Addirittura kit completo a 15 euro. Anche le scarpe di arrampicata. Sì, perché ci sono anche tutte le vie di arrampicata. Potete poi noleggiare anche le bici. Abbiamo un sogno di noleggiare. Sì. Ci prenderemo il tandem prima tandem o poi. Tandem Velocity qua. E comunque, veramente un posto eccezionale. Se uno non vuole stare lì a comprarsi tutto quanto e vuole venire a provare a fare una ferrata tipo questa, c'è la possibilità. Comodo e abbastanza economico. E anche oggi abbiamo fatto la nostra bella scarpinata con ferrata ed escursione più gelatino. Vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima avventura. Ciao. Ciao.